Allora, intanto vi chiedo scusa per questo cambio di programma, però come vi accennavo prima, una domenica, l'intento è quello di trascorrerla in maniera tranquilla, senza fretta, e cercare proprio di godersi quello che ci circonda in maniera slow. Mi permetti di utilizzare questo termine? Oltre a... E adesso vi presento. Allora, vi inviterei, prima di iniziare, di fare un attimo di silenzio, perché l'intento di organizzarlo all'interno qui dell'azienda, però non solo vicino alla struttura, ma tra gli ulivi, era proprio per cercare di mettere in contatto e far rivivere questo luogo. Quindi vi invito un attimo a godervi questa bellissima domenica con gli ulivi che fanno da sottofondo e dai paesaggio questi un minuto, se riusciamo in silenzio, così da godervi questa esperienza dei Sentieri dell'Olio. Facciamo un minuto, scherzando. Però vedete, l'intento era quello di farvi ascoltare una ricchezza di questi luoghi che oggi come oggi in una società che va a mille è un lusso, sappiatelo. Il silenzio, la tranquillità, cercare di recuperare le cose, riscoprire la bellezza delle cose, rivivere un po' quello che ci circonda, che in realtà faceva parte di una vita un po' antica che oggi come oggi la società ci ha detto che dovevamo rincorrere tante altre cose. Questo era un po' lo spirito che ci ha invogliato ad organizzare questa manifestazione e insieme a Vincenzo Spina, qui invito a fare un applauso perché ha accolto subito il nostro invito. Il nostro invito do per scontato, ma in realtà non ci siamo presentati, non so se è con Carol e gli altri ragazzi. Io sono Ivan Arella e faccio parte di una cooperativa che si chiama Borgo Pietramala, in cui stiamo cercando di operare all'interno del borgo per cercare di valorizzarlo in varie tipologie a 360 gradi, unendo territorio, luogo, gastronomia, le aziende, i prodotti d'eccellenza. E abbiamo trovato un partner, una spalla su cui appoggiarci in questa manifestazione I Sentieri dell'Olio, che è una prima edizione, in Vincenzo Spina e la sua azienda. In realtà con lui ci collaboriamo da un po' di tempo, non solo con Borgo Pietramala, perché io sono in duplice veste, sia come appunto Borgo Pietramala, ma anche come rappresentante dell'Associazione La Piazza, organizzatrice del Creto Festival. Con Vincenzo faccio una piccola premessa, così per spiegarvi un po', c'è nata l'idea di quelli di organizzare questa giornata. Lui ha messo subito a disposizione la sua ricchezza, quindi questa azienda e questi ulivi. Perché l'abbiamo proposta a Vincenzo? Perché comunque sul territorio rappresenta una ricchezza con cui avviare della collaborazione. Ci piace un po' come gestisce l'azienda, che intenzione ha di valorizzare il proprio prodotto. E abbiamo trovato questa appunto similitudine con cui potevamo costruire questa prima edizione. L'idea, permetteteci se non è stato tutto un pochino preciso negli orari, però essendo la prima edizione qualcosina è andato un po', abbiamo slittato di mezz'oretta, però abbiamo recuperato. Penso poi che la giornata intera vi arricchirà completamente. I Sentieri dell'Olio. I Sentieri dell'Olio, già il nome, era diciamo questo percorso da intraprendere come protagonista l'ulivo. Ci è venuto normale, spontaneo capire che, dato che volevamo dare ampio spazio a questo protagonista, che comunque fa parte della nostra storia, comunque Cleto, una storia millenaria, il borgo, ma l'ulivo diciamo fa parte, è integrante. L'ulivo, la coltivo dal Carolea, era impossibile cercare di non valorizzarla. E quindi questo che cosa ci ha invogliato? A cercare un po'. È bello pure che quando si organizzano questi eventi di trovare anche nuovi contatti con delle realtà che operano nello stesso settore. Conosciamo da tempo Slow Food, scusate, prima devo dire che Vincenzo, oltre rappresentante in questo momento dell'azienda, è anche rappresentante di Campagna Amica, che poi vi spiegherà nello specifico Campagna Amica, il lavoro che fa, che realizza e che cosa rappresenta. Come vi accennavo, nel momento in cui abbiamo deciso di organizzare questa giornata, facendo una ricerca, conoscendo comunque Slow Food già da moltissimo tempo, abbiamo scoperto questa bellissima realtà presente alla Lamezia Terme della comunità Slow Food, che nasce con l'intento proprio di valorizzare la Carolea. Quindi per noi era
obbligo, diciamo, coinvolgere in questa giornata perché comunque siete circondati da questa tipologia di piante. E in questo percorso ci ha dato la possibilità di conoscere la referente Mariangela Costantino, che poi mi ha messo in contatto direttamente con la dottoressa Clelia Iem, che è qui presente. Facciamo un applauso pure, che ha accolto questo invito. Sarà una chiacchierata molto informale e l'intento è quello di raccontarvi un po', nel caso di Vincenzo, la sua azienda è Campagna Amica, e poi la dottoressa Iemma ci spiegherà appunto un po' una premessa su Slow Food e poi nello specifico perché la comunità ha deciso di centrarsi sulla valorizzazione della carolea. Ok, io passo la parola a Vincenzo e buona continuazione. Io ripeto ancora, non ho una grande... Lo sappiamo, no? Però a vedervi così numerosi, così attenti, mi fate un po' impressione, no? Solo questo volevo dire. Allora io parlo in questo caso come titolare d'azienda e nonché anche come rappresentante di Campagna Amica. Tutti quanti, spero che sappiate che cos'è Campagna Amica. Campagna Amica è una fondazione di Coldiretti, di un'associazione di categoria che praticamente protegge e aiuta i coltivatori diretti, proprio come è la parola vera e propria. Campagna Amica è nata con lo scopo di portare direttamente l'azienda a contatto con il consumatore, senza i vari passaggi intermediari. Così noi con Campagna Amica, chi acquista da Campagna Amica, voi avete visto là, abbiamo degli stand voluti da me. Anzi, vi invito a chi poi vorrà fare delle spese, le può fare benissimo. Queste sono direttamente i titolari delle aziende. Quindi il prodotto che si acquista è prodotto da quella persona che trovate nel banco, che praticamente vi dice che cosa state comprando, vi dice come è stato realizzato, come è stato prodotto, cercando di tenere a bada tutti i tipi di pesticidi che ci sono in commercio. Ecco perché questa necessità, questo per offrire al consumatore finale un prodotto genuino, un prodotto a chilometro zero. Questa è Campagna Amica in poche parole. Quindi io esorterei, quando vedete quei mercatini di Campagna Amica che si trovano in giro, noi ad esempio abbiamo un mercatino affermatissimo a Rende, abbiamo un mercato affermato a Paola. Siamo in procinto di aprirne una ad Amantea. Se il comune di Amantea praticamente si degna di darci una mano a dire questa è la vostra location dove potete sviluppare questo mercato settimanalmente. Però molte volte gli enti, i comuni non capiscono l'importanza di questa cosa qua. Abbiamo dei mercati coperti, ne abbiamo uno a Reggio Calabria. Un altro a Catanzaro Lido, che è stato il primo a essere stato aperto in Calabria, e la settimana scorsa abbiamo realizzato il top nella terza provincia che è Cosenza. Al Caffè Letterario abbiamo uno spettacolo di mercato. Se voi entrate là, cioè oltre all'accoglienza, oltre ad avere la cucina a disposizione, perché lì preparano anche il cibo, uno arriva là e dice: io voglio cucinati questi broccoletti. Seduta stante, mangiate i broccoletti dell'azienda, trasformati, cucinati e degustati. Cioè, meglio un'associazione, meglio di così, non lo so dove. Cioè, noi garantiamo cibo genuino, garantiamo cibo non contaminato, fresco e a chilometro zero. Certamente tutto questo magari qualcuno potrà dire, però i broccoletti costano 20 centesimi in più. Quel qualcosa in più ci deve essere per distinguersi. Altrimenti noi andiamo a comprare un prodotto che magari è raccolto da una settimana, da 2 settimane, poi lo mangiamo, non avrà più gusto, non avrà più quelle vitamine, quelle proteine che deve avere. Niente, io con questo non vi voglio allungare, anche perché siamo fuori dai tempi, e passo subito la parola alla dottoressa. Allora, buongiorno a tutti, sarò
veloce, vero? E rapida. Io mi chiamo Clelia Ianma, sono un'imprenditrice agricola, ho un'impresa agricola multifunzionale, quindi che diversifica, non fa solo l'attività primaria agricola, abbiamo l'agriturismo, trasformazione, produco un olio sia biologico che DOP Lamezia, per l'appunto nel disciplinare della DOP si prevede che il 90% la varietà sia Carolea. E ho fatto anche un po' di agricoltura sociale, insomma, quindi un po' diversificata l'attività e l'azienda Agizzeria. E qui sono in rappresentanza della comunità della Carolea e prima ancora di Slow Food. No, Collina. Nell'uno o nell'altro. Si chiama Livadia come l'azienda. La località si chiama Livadia, è in Collina. E niente, quindi insomma, vabbè, porgo i saluti di Slow Food, che diciamo insomma fa capo alla comunità della Carolea, in quanto per l'appunto le comunità che insomma sono riconosciute in tutta Italia all'interno di Slow Food in realtà costituiscono degli organismi autonomi rispetto a Slow Food. E l'anno scorso a Montecatini, in un convegno che si è tenuto a giugno, si è stabilita una cosa molto importante, ovvero che le comunità non debbano essere solo comunità di cibo legate strettamente al concetto di cibo, ma possono essere collegate ad un'idea, un valore, una prassi, insomma, si è ampliata la mission, diciamo, la missione delle comunità. E quindi noi, diciamo, in linea con questa impostazione abbiamo voluto costituire di recente, insomma, ci siamo costituiti veramente da poco, e la comunità della Carolea, quindi Carolea intesa non solo come olio, come prodotto olio, ma come tutto ciò che ruota a 360 gradi intorno alla Carolea, quindi territorio, paesaggio, ispirazione, tutto quello che può venire in mente, e quindi la comunità è aperta a tutti gli interlocutori, a tutte le persone, ecco, non solo i produttori. Io vabbè, sono una produttrice, la maggior parte di noi sono produttori, ma l'idea è allargare il più possibile, anzi questo vuole essere anche un invito, insomma, a farne parte, a pensarci, a rifletterci, perché sarebbe bello accogliere degli artisti, degli artigiani, perché quando si parla di Carolea si può parlare anche di ispirazione per un quadro, una musica o la produzione di un prodotto di cosmesi o dal legno, insomma, un intaglio, quindi è di ampio respiro. E volendo, diciamo, concretizzare, diciamo, questa è la parte un po' più poetica che rappresenta, diciamo, la missione, la parte un po' più concreta, quella che ci proponiamo, insomma, di fare e di avere, e una reale ricaduta nel territorio, insomma nel nostro territorio. E secondo me la ricaduta avviene in due modi, se la vogliamo schematizzare. Uno è su di noi, cioè sugli autoctoni, cioè su noi che viviamo questo territorio, perché spesso lo viviamo in maniera un po' più, non dico passiva, ma automatica, cioè diamo per scontato che ci svegliamo e siamo circondati da questo paesaggio, da questi ulivi, siamo abbracciati quasi, però non, diciamo, è anche un prendere contezza del territorio a cui apparteniamo, e la Carolea, la pianta della Carolea è proprio facente parte, insomma, tra l'altro una delle cultivar più estese d'Europa, lo sanno anche in pochi, lo sappiamo sicuramente, lo sappiamo in pochissimi di noi, quindi ecco, la ricaduta intanto è proprio su noi stessi, noi calabresi, noi che abitiamo in questo territorio stesso. E poi chiaramente vuole essere anche una ricaduta che va all'esterno, nel senso che comunità stessa, la parola stessa, induce a pensare che vuole essere una sinergia, non dico rete, che è una
una parola un po' inflazionata, sì, non antipaticissima, comunque diciamo una sinergia proprio tra questi attori che ben venga più diversi possibili tra di loro, per creare che cosa? Un'economia che possa avere varie forme e vari aspetti. Uno è insomma quello che abbiamo fatto oggi, una forma non è altro che una forma che a livello di nomenclatura moderna va sotto il nome del turismo esperienziale, non è né più e né meno, no? Una forma di turismo in cui si offre il territorio, si offre la gastronomia locale e si offre l'esperienza e per l'appunto nel territorio c'è tutto questo. Quindi l'idea è questa, cioè quello che vorrei sintetizzare, insomma, se magari mi sono persa un po' nella poeticità del discorso, è che vorremmo portare avanti valorizzando la Carolea nel senso più ampio, più inclusivo possibile, più esteso possibile. Ho detto le cose essenziali, poi insomma magari se sì vabbè, posso aggiungere magari che anch'io già nel mio piccolo, insomma nella mia piccola impresa agricola, perché insomma si tratta di pochi ettari, sono 10 ettari più o meno, insomma analoghi, già cerco di farlo con gli ospiti che vengono in agriturismo, cerco di spiegare il territorio nel quale si trovano, cerco di fare gli assaggi dell'olio e ho iniziato anch'io con forme di turismo esperienziali, quindi faccio fare delle visite aziendali in cui appunto non manca di spiegare, insomma, di spendere delle parole su questa varietà autoctona, insomma, che ha tanto da dirci. E, niente, insomma, io stessa ritengo sia importantissimo che per l'appunto noi prendiamo coscienza dell'identità territoriale che spesso diamo per acquisita o per scontata, che invece insomma dovrebbe essere il punto di partenza per poi spiegarla, divulgarla e farne motivo di passione. Tutto qui. Okay, ringraziamo. Quindi la Carolea come entità di un luogo, oggi abbiamo imparato, o meglio, abbiamo un po' evidenziato ancora più questa cosa. Vi ringrazio tantissimo per la partecipazione, per questi momenti di discussione. Io non so quanti di voi, anche persone più grandi, più giovani, si sono mai trovati, diciamo, da quanti si dovevano sedere sotto un albero di ulivo, non lo so, escluso chi fa la campagna oleare, però per lavoro, proprio per goderselo, sia l'ombra oppure appunto un raggio di sole in una situazione, non so. L'idea nostra era proprio quella di cercare di permettere di creare una situazione del genere, appunto valorizzando quello che abbiamo, la nostra entità. I sentieri dell'olio, come abbiamo detto, loro si sono, Slow Food, la comunità si è costituita da poco, però non vi nascondiamo che i sentieri dell'olio abbiamo intenzione di già lavorare per il prossimo anno, casomai cooperando. Mi è piaciuto il fatto di dire non fare rete, perché è una parola veramente strausata molte volte, invece, però cooperando, cercando di trovare dei punti in comune, cercare di costruire qualcosa insieme. L'invito a cercare di valorizzare anche facendo parte della comunità, io secondo me dovrebbe interessare un po' tutti, anche le attività, ma specialmente qui a Cleto, chi vuole portare forza a una realtà, appunto per valorizzare la Carolea, perché il 90% della produzione qui a Cleto è tutto quanto principale, diciamo, la Carolea, la cultivar Carolea. Quindi niente, per ora adesso vi ringrazio per gli interventi, per essere... Giusto un'ultima cosa, sempre per essere un po' più concreti, altrimenti si rimane, e per collegarmi anche a quello che dicevi tu, magari in future collaborazioni, l'idea, insomma, il cronogramma che abbiamo un po' buttato giù con la comunità è proprio quella di fare delle attività intanto nelle scuole, perché insomma, tra l'altro abbiamo avuto in altre esperienze
forse dimostrazione del fatto che i bambini sono recettivi e forse ancora più di noi, perché partono da cioè, diciamo, noi forse dovremmo dimenticare alcune cose, resettarle, poi riprendere invece i bambini, soprattutto nella degustazione dell'olio, ecco. Quindi l'idea è fare tutta una serie di attività che si svolgeranno anche in quest'anno stesso, che sono appunto nelle scuole, poi fare proprio fattivamente le olive schiacciate, poi dovremmo presentare dei libri e delle espressioni d'arte per l'appunto collegate alla Carolea, e poi insomma vorremmo proprio creare un evento un po' più importante, insomma, che ruoti intorno alla Carolea, quindi ben venga una futura collaborazione, insomma, così. Ok, prima di continuare la giornata, c'è qualche curiosità, domanda, Renato? Leggevo di recente che esiste la popolazione delle Carolee, cioè, ovvero, è l'unica cultivar che ha più varietà nel suo mondo, cioè non esiste una sola cultivar Carolea nello specifico. Non mi risulta, è andato via Massimiliano? No, nel senso che lui è l'agronomo della situazione. Ci sono più tipologie di Carolea stessa. All'interno della cultivar Carolea, mi arrendo, non lo so. Io no, lo dicevo di recente sul sito di agraria.org. Non lo so, perché la Carolea è una cultivar che si inserisce nel panorama enorme italiano, perché poi tra l'altro in Italia abbiamo la maggior parte... non lo approfondirò senz'altro questa cosa. Si parla di popolazione. Addirittura. Approfondirò approfondirò comunque, diciamo, un'occasione per aggiungere veramente un'altra cosa da italiani che si sa poco, e che noi in Italia deteniamo il maggior numero di cultivar in tutta Europa, ne abbiamo 700 e più, poi segue la Grecia e la Spagna. Tra l'altro qualora fosse vero, è ancora più arricchente la cosa. Certo, infatti. Diversità nella diversità, insomma, quindi assolutamente sì, la verifichiamo scientificamente. Mi spiace che Massimiliano è andato via, perché insomma io in realtà sono un avvocato pentito, quindi insomma vengo da un altro tipo di formazione, ho lasciato tutto per fare questo. Allora, non lo so se Renato si riferiva a Carolei. A Carolei c'è la popolazione. No, è una battutaccia. No, volevo aggiungere un'altra cosa. Allora, quando si parla di Carolea, si parla di nobiltà, perché viene classificata la cultivar più nobile esistente. Oltretutto, poi, e questo ve lo spiegheremo nella prossima puntata, nella prossima edizione, perché oggi non c'è spazio, la comunità europea ha fatto un gioco sporco, cioè praticamente aveva bocciato la Carolea per alcuni valori che per loro erano... Io adesso tecnicamente questo non lo riesco a spiegare, veramente lo spiegheremo in seguito, nei prossimi incontri, perché... Non è andato in porto. No, non è andato in porto, perché poi in realtà si sono accorti che stavano facendo qualcosa di molto ma molto sporco. Questo proprio per penalizzare quella che è la nobiltà della cultivar Carolea. Volevano abbassare dei valori chimici che diciamo rappresentavano gli standard che andavano mantenuti da un olio perché potesse definirsi extravergine, quindi l'olio di Carolea rischiava di non risultare più un olio extravergine. Poi, insomma, questa cosa probabilmente sì, no. Diciamo che la comunità europea ogni tanto, pure sulla pizza napoletana, mi ricordo che fecero delle questioni dicendo sul forno a legno che non poteva utilizzare, però... La Carolea è una sola cultivar, però poi viene conosciuta con vari nomi, tipo per esempio Nicassese, Olivona, Calabrese, Cumugliane, Catanzarese, giusto? Sì, sì. Comunque, poi è una cultivar sola. Ci informiamo.
meglio, comunque vediamo poi nello specifico. Ok, grazie. Sul sito agraria.org. È un sito. Sì, 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 è attendibile a tutti gli effetti. Ok. Nomenclature varie. C'è qualche altro domanda, curiosità? Ok, allora un attimo, Vincenzo mi voleva invitare. Allora io vorrei, in questo momento lo vedo lì disattento, un'istituzione per tanti anni della Coldiretti, ti inviterei a venire a fare un saluto ai miei amici. No, devi venire al microfono. Devi venire al microfono e devi essere breve, altrimenti si raffredda tutto. Un applauso, ragazzi. Pietro Molinaro, un'istituzione per tanti e tanti anni nella Coldiretti. Beh, intanto buongiorno, grazie. Io a differenza sua, insomma, parlo molto, quindi fermatevi così se no non mangiamo. Beh, io volevo aggiungere le cose che sono state dette, che sono tutte concetti, come dire, importanti per noi agricoltori, che non bisogna mai dimenticare il lavoro che ci sta dietro queste cose, non solo in termini organizzativi, ma soprattutto proprio in termini di manutenzione dell'azienda agricola. Io penso che tra le bellezze di questo territorio, di questo posto, potremmo dire uno, che è proprio anche la manutenzione molto curata, che non bisogna essere un agricoltore per capirlo, e questo significa la passione, diciamo, la voglia di fare bene le proprie cose. E secondo aspetto, quando compriamo un prodotto vero italiano e calabrese, a parte le cose che sono state già dette, io penso che dobbiamo tener conto anche del prezzo. E quasi sempre quando si compra un prodotto alimentare, un cibo a basso prezzo, è sicuramente di pessima qualità, quindi questo teniamolo sempre ben presente. Parlando di olio, quando si vede sugli scaffali un olio a 2,99 euro, a 3 euro, a 3,50 euro, certamente non compriamo olio, perché solo la bottiglia, il tappo, l'etichetta costa molto di più. Allora voi dite, ma come fanno a venderlo? Beh, sono tante le sofisticazioni, sono tanti i metodi, diciamo, è pochissima l'etica che ci sta in quel prodotto. E io penso di poter chiudere con questa piccola banale che abbiamo sentito altre volte, ma secondo me è importante. Se per la nostra macchina compriamo un olio che costa 15 euro, per il nostro stomaco, per il nostro organismo, non possiamo andare a guardare il centesimo o i 10 centesimi. Quindi buon appetito da qui a poco, grazie per questa testimonianza, diciamo, di voler bene all'agricoltura, perché l'agricoltura calabrese ha tanti problemi, e se resiste, uso un termine forte, con questa, diciamo, contraffazione, con questa competizione sleale, se resiste anche con molte disattenzioni spesso delle istituzioni. Prima si diceva un comune a caso, una Mandea, e diciamo poco attento a facilitare la vendita diretta dei prodotti degli agricoltori, insomma, ecco, è perché poi c'è tanta passione, tanta capacità, tanti giovani che stanno in agricoltura. Io di questo sono orgoglioso, perché ho dato un piccolissimo contributo in questi anni in Coldiretti, e la Calabria è tra le regioni che ha un tasso importante di giovani che ritornano all'agricoltura, non come ripiego, ma come, diciamo, passione, come elemento. Lei è una testimonianza di questo, e ci sta dando molto aiuto proprio l'agricoltura multifunzionale. L'agricoltura multifunzionale è questa che vediamo oggi da Vincenzo Spina: produrre olive, molirle, confezionare l'olio, ma fare anche, diciamo, informazione, formazione, fare, diciamo, ospitalità. Ecco, tutto questo è la nuova agricoltura, e grazie a questa nuova agricoltura che questi territori, diciamo, difficili da vivere, sopravvivono, e soprattutto si possono sviluppare, quindi danno lustro al nostro made in Calabria. Quindi in bocca al lupo per tutto il resto, e soprattutto mangiamo bene. Grazie. Ringraziamo Pietro. Io quando lo sento parlare mi viene, come si in gergo, il pilorcio. Sono l'ultima, proprio a proposito di quello che diceva lui sull'olio, quello che cerchiamo di l'indirizzo che cerchiamo di dare con Slow Food, ma insomma chiunque vuole nobilitare l'olio, è quello di passare dal concetto di olio visto come condimento ad alimento. Che non è, c'è tutto dentro. quindi si nobilita, si parla poi di prezzo, si parla poi di riconoscimento e di valore a chi lo produce, come lo si produce,
anche perché gli agricoltori, almeno io me la sento, hanno un ruolo anche molto importante oramai oggi come oggi rispetto alla biodiversità, all'ambiente, alla sicurezza del consumatore alimentare. Cioè abbiamo tutta una serie di abbiamo un ruolo, insomma, che va oltre quello della produzione in sé o quello che si voleva prima, una produzione insomma solo a livello quantitativo. Ora insomma c'è un'accezione di tipo qualitativo che insomma va trasmessa, quindi sempre io nel mio piccolo cerco sempre di sintetizzare dicendo questo, ecco, da condimento ad alimento. Okay. Allora ringraziamo la dottoressa IM. Adesso non andiamo subito su, ma potremo vedere insieme il metodo di raccolta appunto delle olive, in questo caso appunto dell'azienda Spina. Vincenzo ci farà conoscere anche gli operai che da stamattina in realtà stanno lavorando, adesso li abbiamo bloccati un attimo, però vediamo la dimostrazione e poi su saliamo su appunto direttamente in azienda e dopo la dimostrazione anche la spiegazione di come funziona il frantoio, poi pranzeremo, va bene? Allora cortesemente mi seguite, prendete una canna a testa e cominciate a far cadere le olive, grazie.